3 concerti gratuiti tra le tante iniziative per celebrare il giorno della memoria, il giorno del ricordo e l'anniversario della liberazione. Un'iniziativa congiunta di Consiglio regionale, Città di Torino, Polo del Novecento, Fondazione per la Cultura Torino, Fondazione Teatro Ragazzi, Teatro Stabile Torino e Torino Jazz Festival per onorare la memoria storica e promuovere la riflessione anche attraverso la musica. In particolare per il Giorno della Memoria, il concerto del 27 sera all'Auditorium Agnelli, all'Ingotto, ci sarà un concerto di Luca Barbarossa dedicato proprio a un momento di riflessione e ricordo, con l'intento come sempre di allargare un po' il pubblico che viene coinvolto in questo tipo di iniziative. Lo stesso tipo di filosofia la adottiamo per il giorno del ricordo, il 9 febbraio, per la prima volta organizziamo un'iniziativa di questo genere anche per questo momento importante. Ci sarà un recital concerto dedicato proprio all'esodo dal Friuli Venezia Giulia, dalla Dalmazia, di Simone Cristicchi al Teatro dei Ragazzi. Sono tutte iniziative gratuite a cui si può accedere liberamente, basta prenotarsi mandando una mail. È un gruppo di lavoro questo che abbiamo messo in piedi per celebrare tutto quello che sono i grandi appuntamenti civili e storici della nostra città e non solo della nostra città, unendo un po' le forze. Quindi, essendo la Fondazione per la Cultura l'ente che, come si sa, si occupa per esempio del Torino Jazz Festival e che quest'anno cade proprio nel periodo del 25 aprile, abbiamo dedicato un concerto del Torino Jazz Festival proprio alla celebrazione del 25 aprile, dove sarà ospite una cantante maliana molto importante, si chiama Fatoumata Diawara, che è una militante per i diritti delle donne e che comunque può unire, diciamo, la sua militanza con quello che è invece la storia della nostra resistenza. Di fatto è quasi un mese di iniziative, oltre 30 appuntamenti. Abbiamo già iniziato con il lavoro del Museo Diffuso della Resistenza con le pietre d'inciampo. La prima posa è stata lo scorso 12 gennaio, quella di Battisti davanti alla sede storica del giornale La Stampa. Proseguiremo con molte iniziative, alcune mi fa piacere ricordarle. Il 27 gennaio stesso lo spettacolo della compagnia PEM di Gabriele Vacis in residenza al Polo del Novecento, che è uno spettacolo itinerante, una performance che utilizzerà e valorizzerà tanti spazi del Polo del Novecento, la mostra di Giulio Malfer Touch sui ragazzi e l'esperienza che fanno nei treni della memoria, il grande concerto di Luca Barbarossa e Social Band all'Auditorium Lingotto il 27 sera alle 21 e così tante altre attività per le scuole, per il pubblico, presentazioni di libri, come dire, stare sulla memoria, stare sul presente e impegnarci per rendere le persone sempre più consapevoli di quello che è stato, di quello che viviamo e di quello che ci prepariamo anche ad affrontare.